Siamo nati, siamo liberi, vedevo loro. Siamo nati. Ecco l'Italia, ecco l'Italia. Siamo vivi. A lei che cosa rievoca? Che senso ha per lei il 25 aprile? Le Russie mi hanno liberato 6 chilometri dall'Ucraina. Io stavo in Polonia. Se non erano le Russie, siamo tutti morti. 29 gradi sotto zero. C'era 26 soldati dentro le baracche, 26. Da una parte c'era una buca dove si facevano i bisogni. Era alzata da un metro. E ci due alpini, era pratica, sta facendo lo per scappare via all'angolo della baracca, sotto le brande. Ci ha messo due mesi per fare questo buco, un pezzo di ferro. È riuscito a fare un buco. Due alpini e io siamo scappati dentro alle due dopo mezzanotte. Siamo usciti dentro la baracca, siamo usciti dentro 85 centimetri di neve, 20 gradi sotto zero. Abbiamo fatto quasi un chilometro, però i tedeschi ci hanno avvistato con le luci, capito? Ha riconosciuto il cappello d'alpine, è venuto su per le guardie con le mitra, ci aveva fucilato, ci ha preso, ci ha consegnato allo capitano della SS. Il capitano era brutto quanto un gatto. Ma a me mi ha chiamato, Comanea, spreca in docere, veniche, sarebbe poco. Ma, quanti anni hai? Suanzi. Quanti anni? 20 anni. Gute, spreca in docere, Gute, 20 anni. Suanzi, 20 anni. Come lei, ma è detto vieni qua, mi ha messo la mano sopra la spalla, il capitano, avere un figlio a Bologna, Bologna, no Bologna, Bologna, egale, lo stesso uguale, il somiglio tutto a mio figlio, al Kinde. E ti salvo la vita. Allora mi ha messo un'altra una botta per la spalla, ho fatto male. Come lei? Come? Snello, sveglio. Mi ha portato con lui. Mi ha portato sulla mezza. Al pulire, quando mangiava loro, dovevo pulire. Sopra c'erano tutte belle le patate. Me ne sono fatta una magnata. Le patate. Mi ha pulito. Ci ha portato alla stazione e dice, non ci porterà questo. Questo va fino a Bolzano. Abbiamo camminato 2 giorni e 3 notti a Bolzano. Siamo arrivati a Bolzano il 27 di maggio. Ci ha portato alla stazione e dice, questo va fino a Bologna. Da Bologna a Ascoli. Ci ha caricato su un treno, il treno era pieno di soldati, pieno, faceva paura per di casa. Siamo 2 giorni e 1 notte. Diceva Bologna, Loreto. Oh, io. Come dice? Quando sei arrivato a Pedaso, la stazione? Ha detto Pedaso, no, sono arrivato. Io sono. La stazione, c'era una macchina che è venuta da fermo, si è rubata la madre. E dice, chi sei? Io sono figlio di Antonio prigioniero, che sono tornato. Belli baci. E ci torna, entra dentro la macchina. Prima entri tu, mi ha portato a Campofiloni. Lo puoi essere Macroncini, sai? Come no? Quando sono arrivato nel paese tutti. Era una festa, oh. Pieno di gente. È arrivato il quinto, ritornato. Ha pesato 37 kg e 800. Mamma mia. Un scheletro ero. Era tutto bucato, mangiato dalle cimici. Quando tornò a casa, mia madre mi ha portato, mio padre c'era un cavallo, mi ha portato via la stalla, dentro una secchia.
Calma. Ma fatta fare lo bagno. Più piano, guarda più piano. E tu fai, chi ti è? Chi ti ha sparato? Questi erano i cimici che mi sono mangiato, erano per i cimici. Era tutto bucato, era tutto bucato mangiato dagli animali. Gli animali, capito? Mamma piagna, ma mi ha sparato. No, no, lì gli insetti che mi sono mangiato. Adesso con questo coronavirus, spesso anche in televisione, noi stessi operatori della comunicazione paragoniamo il virus, il fatto di dover stare chiusi in casa, spesso come, no, come una guerra, come se fosse il nemico invisibile, viene chiamato. Che effetto le fa, lei che la guerra invece l'ha vissuta, sentire questo paragone? Il virus non mi fa niente a voi, la televisione mi faccia le corna, ma che fine? Ma chi ne pensa? Quello che ho passato in Germania, che fa a voi?